E buon pomeriggio dal gruppo di artisti irpini alla caffetteria Matteotti di Avellino del 20 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015, Donne e Sirene, mostra pittorica dell'artista Marina Gatto, il cui sito è qui riportato, marinagatto.it. Leggiamo alcuni dei pensieri che vuole esprimere in qualche modo l'artista avellinese. Voglio essere la tua sirena, quella che ogni notte ti fa sognare. Lei che sfiorerà qui in superficie per vederti, che fluente fra le onde e il raggio la luna. Brillano gli occhi come due stelle, il mistero su di lei fa scendere sul suo viso un velo di tristezza. Anima fantastica, maledice di profondi oceani, in questo specchio di mare ti sei resa esausta nel mirare la luce che viene dalla tua casa. Ti ama, innamorata, fino a scendere negli abissi, da dietro uno scoglio intona un dolce canto che giunge a te soltanto. La mostra nasce dall'idea di interpretare la donna come una incantatrice, ma anche dolce e in attesa di eventi che possono coinvolgere la propria vita personale. La tela, la rinascita, viene vista come il cambiamento della donna nella sua vita, tra delusioni e soddisfazioni che si alternano senza mai farla arrendere. Allora, quella che avete sentito prima è Marina Gatto, ovviamente l'artista, le cui opere appunto potranno essere viste fino al 20 gennaio qui alla caffetteria Matteotti, e chiediamo a Marina Gatto un po' come è nata la sua passione per la pittura. Allora, io fin da ragazza sono stata, insomma, mi è piaciuto sempre il disegno e di fatto ho seguito la scuola d'arte qui ad Avellino, diplomandomi dopo il quinto anno ho iniziato la mia attività artistica, dapprima tramite disegni con il cartoncino, poi con la china, successivamente ho iniziato a dipingere a olio. Ricordiamo anche alcune attività in giro per l'Italia. Allora, diverse mostre, tra cui Firenze, Roma, Tivoli, Gaeta, diverse collettive qui a Avellino, personali a Necropoli, Napoli. L'ultima è stata proprio a giugno scorso, una personale presso la biblioteca Benedetto Croce, appunto a Napoli. Armonia, mi pare il titolo. Armonia, sì. E allora, questa è soltanto una parte dei quadri che abbiamo visto quest'oggi, il resto lo potrete vedere qui alla caffetteria Matteotti di Avellino fino al 20 gennaio 2015. Ricordiamo tutti i contatti dove potrete rivolgervi con l'artista Marina Gatto. Allora, cominciamo col sito internet www.marinagatto.it. La mail marinagatto@gmail.it. E poi le due pagine Facebook, uno il contatto privato Marina Gatto e poi la pagina Facebook Marina Gatto. E allora ringraziamo la squisita Marina Gatto, l'artista Marina Gatto di Avellino, qui caffetteria Matteotti fino al 20 gennaio 2015. Buonasera, buonasera dal gruppo di artisti.